At Metz, eliminati Seppi e Giannessi, Bolelli nel Mindrat. Dopo una settimana di stop, l'At torna a fare scalo in due importanti città europee, San Pietroburgo e Metz. Con questi due tornei, inizia ufficialmente la stagione sul veloce indoor, che avrà il suo culmine a Londra in occasione delle At Finals. In Russia ha fatto il suo esordio Lorenzi, a Metz, Seppi e Giannessi cercavano gloria rispettivamente contro Simone Copilo. Andiamo a scoprire tutti i risultati. Risultati. Sul campo principale, match di qualificazioni miscelati con le uniche due sfide del tabellone principale. Calcano il terreno di gioco Vincent Millotek e Nidé Skepper, TDSN grado 4 e N grado 8 delle qualificazioni. Il derby francese viene vinto da Millot, 7-5-7-6-6 dopo 1:30 di gioco. A seguire la doppia WC Hugo Humbert, affronta il nostro Simone Bolelli, dentro grazie al Protect. Vittoria al cardiopalma per il bolognese, che dopo aver perso il set inaugurale 6-3, vince i successivi due set al tie break, accedendo al tabellone principale. Chiude il programma diurno la sfida tra Marius Copile ed Alessandro Giannessi, valevole per il 1T. Senza storia il match, il rumeno trionfa con un perentorio 6-3-6-2 e rimpingua il suo bottino contro l'azzurro, 2-0. Un solo match nel programma. Andrea Seppi incrocia la racchetta con Gilles Simon, l'altoatesino ha sempre perso, 5-0 gli H2H, e l'incrocio di Metz rafforza la teoria, 6-3-6-0 del francese, ed anche Andreas eliminato. Sul secondo campo in ordine d'importanza, due match valevoli per le qualificazioni. Sfida infuocata tra Stefanos Tsitsipas, next gen greco che sta attraversando uno splendido periodo di forma, recente vincitore a Genova, e Yannick Maden. Tsitsipas non sbaglia, e piega il suo rivale 6-3 al 3 grado, raggiungendo il Mindrat. Nell'ultima sfida in programma l'N grado 1 Peter Gojovic e Yannick Mertens si danno battaglia. Vince agilmente il teutonico, 6-3-6-4 e qualificazione in tasca.